I derby non si giocano, si vincono. Bella ragione di oggi! Siamo qui finalmente con un nuovissimo video. E oggi siamo qui al campo del Foggia, purtroppo. Preferivo fare il derby, preferivo perché il derby stava in casa. Ecco appunto, mi dicevi, non si giocava. Vabbè, oggi c'è Foggia-Bari, il derby più derboso del mondo. Il derby più derby del mondo. Che derby più bello c'è di questo? Foggia-Bari, il campo del Foggia, ma quello è brutto. Beh, dai, però oggi non si può bloccare. Cioè, proprio oggi. Giustamente, va bene. Ma è giusto, perché la sfiga che ho io è incredibile. Vabbè, ora non c'è volume perché non sotto. E poi tra un po' lo rimetto. Foggia-Bari. Che poi anche l'altra volta, basta che oggi non sento, vabbè. Comunque, sta per iniziare Foggia-Bari, non so tra quanti minuti. Che ore sono? Boh, vabbè, non lo saprò. Sta per iniziare il derby? Ci vediamo tra poco. Eccoli! Ah, ecco, voi il volume, in tempo l'ho messo, Eccoli i giocatori, i nostri giocatori! Il rammarico, semmai, è quello di non poter vedere gli spalti gremiti. Un pizzico di nostalgia. Telecronaca di Antonio Di Donna. Vai Antonio Di Donna! Ma per il resto è una sfida che non ha bisogno Antenucci, di lo vedo. Mettetevi comodi. E su mo è rotto. Li vedete quelli là? Quelli rossoneri? Ma perché si blocca? Ok raga, inizia la partita subito. Il tiro di Madonna del Foggia. Ho ripreso 26 secondi più tardi, vabbè, chi se ne, perché si stava bloccando, ho tolto il rimesso, quindi 20 secondi in ritardo, non è successo niente, perché ho visto solo il tiro del Foggia, vabbè. Raga, vinciamo, me ne frega niente, vinciamo. Ah, nemmeno un pareggio voglio, se no delusione. Vediamo qua. Oh, l'ha presa? No. Comunque fino adesso 14-20 ma il Bari sta andando avanti, boh. Vedremo, continueremo. Aspetta, innanzitutto sistemo la telecamera. Calcio d'angolo per il Bari. Uba. Si abbassa e protegge. Già non li trovi, so. Non lascia nessuno fuori. Mi innamora di te. Macchioni. Il cuore mi batteva. Ma con la testa sul secondo palo a Costimone. Come si fa? Angolo. Ah, ok, allora sì. Il cuore mi batteva. Più forte perché. Guarda quello. Fallo? E il pallone. Pure giallo, è giusto. Che palo ha preso? Che palo ha preso il Bari? Che palo ha preso? Madonna, non ci posso. Guardate. Guarda. È iniziata Roma Fiorentina intanto. Io sfana a calcio, c'ho Amrabat e Kumbulla. Bisticcia un po' col pallone, poi lo appoggia su Bianco. Poi di Napoli Sassuolo c'ho Osimhen, Kirikes, Boga e Koulibaly, quindi. Ho buone problemi, che poi ora sto perdendo. Sono ultimi in classifica. Però devo ancora, cioè, vabbè. A me devo ancora giocare tanti giocatori, al mio avversario un pochi, quindi diciamo che sono in vantaggio. È iniziata Napoli-Sassuolo. Allora, quando finisce il primo tempo vado a vedere chi se segnano, chi ha segnato. Se segna. Si è spento lo stadio! Non passare, vabbè.
conclusa da lì. No! No! Si è spento lo stadio veramente, non ci credo! Ma dove? A Foggia! No, vabbè! Epico questo episodio! Questo 100 milioni di like! Si è spento, mamma, però zitto! E vabbè, fa niente! Si è hanno interrotto in e io ho detto, si è spento lo stadio! Oh, epico! Ah, io ti ho detto che bello sta. Ma che successo? Cioè, se... No, vabbè, epico, epico! Epico! Che poi là si è interrotto. Ah, ok. Inferma... No, questa cosa è epica, questa cosa è epica, raga. Si è tolto tutto, è stato via tutto. È saltata la corrente. Questo episodio almeno 20 like lo deve fare. No, vabbè, questa cosa è epica, questa cosa è epica. Raga, come potete vedere, si è spento lo stadio, questa cosa epica. Aspetta, no, si è spostata la gamba. Ecco qua. Cioè, raga, epico, epico. Questo episodio lo chiamerò il titolo, epico. Non Bari Foggia, Foggia Bari. Roma, la Roma vince, la Roma vince. Certo. La Roma vince. Sì, infatti. Cioè. Epico, raga, epico. Ma nemmeno io. Per la prima volta dopo. Da quanti anni seguo il calcio? Da 8 anni che seguo il calcio almeno. In 8 anni. Raga, si sta accendendo lo stadio, meglio, se no sospendevano. Si sta accendendo lo stadio, ecco, possiamo vedere le luci che stanno accendendo. Con what the fuck, cioè, che cosa stiamo vedendo? Raga, sì, è acceso di nuovo, zitto. Si è incantato. Riprenderà la palla del Foggia perché si era bloccato, no? Mentre stava là e in quel momento si è spento lo stadio. Immagino quelli che arrivano tutte le luci dello stadio in panico. In panico. Oddio, si è spento lo stadio! E adesso cosa faccio? Ok, iniziava la partita finalmente. Hai ripreso il cronometro. Boom. Vai, vai. Contropiede. Non è via. No, 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 no. Sì, no, anche io qua. Ma cosa? Tu? Ma cosa? No, 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 no. Eccolo. Non ci posso credere. Cioè, raga, ho detto un secondo fa. Ma dai, segnate. È rigore, cioè, non si, questa cosa è vergognosa. Vergognosa! Vergognosa! Che rigore è quello? Cioè, come ha fatto a spingere con la spalla? Non ha nemmeno spinto, l'ha toccato ed è caduto! Ma dai! Sa schifosa squadra! Sa schifosa squadra, no! Eh? Intanto l'ho ripreso. Viva! Bravi! Bravi! Vattene a quel paese, va! Raga, manca pochissimo alla fine del primo tempo. Mancano pochi secondi, questa è l'ultima punizione, ultima azione e si concluderà, ragazzi, il primo tempo di Foggia a Bari che stiamo perdendo 1-0. Grazie a quel non rigore del Foggia. Vediamo se riusciamo a segnare. Anche se non credo. Ecco appunto. Ma fischi albero. Albero, fischia. Forse questa è l'ultima azione. Oppure fischia. Non sta fischiando, raga. Che poi non c'è ancora il commento. Non c'è ancora il commento. L'hanno tolto proprio la telecronaca perché boh, si è buggato. Il level sport, madonna. Dove stai andando tu? Ah, ok.
Meo fischia, tanto al 46esimo che devi fare. Guarda che pure lo spinge, guardalo che falso. Che poi credo che praticamente i minuti di recupero saranno meno 2, perché appunto con il coso che si è tolto la corrente allo stadio, a meno 2 o 3, quindi boh. Ok raga, si è concluso il primo tempo di Foggia-Bari, primo tempo, fine primo tempo, Foggia-Bari 1-0, stiamo perdendo purtroppo questo derby, ma ragazzi, il secondo tempo andrà, spero, anzi, molto meglio, ne sono sicuro ragazzi, ci vediamo tra un po', per voi passerà un secondo, per me 15 minuti. Ragazza, pensiamo al secondo tempo. Intanto il Bari ha fatto dei cambi, è entrato Candellone e un altro micro di Chitro. 3-1. Vai, inizia il secondo tempo finalmente. Dopo 15 minuti attesissimi. Perché raga, questa partita dovevo vincerla, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, raga, dobbiamo vincerla appunto. Punizione per il Bari da una distanza molto molto bella, molto bella, ci sta, ci sta. E qua le vede. Però metti che buffano. Vabbè, non si sa, non si sa, non si sa. Piacere, mi chiamo donna. Vabbè. Ma che schifo di coso è? Di punizione. Come si fa a battere una punizione così? Guarda, povero. Poi il Bari sta giocando malissimo. Allora, raga, cambio per il Uber. Entra Lollo, entrano Lollo e Citro. Ed esce Dursi e un altro. Che poi, visto che oggi è domenica, domani pensa che non si va a scuola. Perché io sto in Puglia e quindi faccio didattica a distanza. Che bello! Rosso per il Foggia, godo! Muto! Sei morto, sei 3 ore a dire. Cioè, guarda che fallo! L'ha sfondato! Ma vai sotto la doccia, vai! Una bella doccia rossolina, vai! Ciao! Mancano 2 minuti. Non è ancora finita la partita. Siamo un in più. E batti, fatta! Zitto! Zitto! Scemo! Adesso anche un pareggio va bene. Dai, ma a dormire siamo oggi. Ma dai, mo sta 3 anni a terra. Ma non c'è, abbiamo giocato malissimo. Malissimo. Cioè, attenzione, c'è. Cioè, almeno quello là potremmo mettere è il derby, giochiamo bene. Una zia, cioè. Secondi alla fine. Perché? 20 secondi mancavano fischi a prima, sì. Ma forse hanno fatto la prima vittoria in campionato questi. Ovviamente contro di noi, ovvio, L'ultima volta che abbiamo fatto contro il Foggia abbiamo vinto 1-0, ma loro hanno vinto 1-0, giustamente. Oh, è importantissimo. Abbiamo perso, non c'è niente. Il derby. Vabbè. Ok. Spero che questo video vi sia piaciuto.
spero che il prossimo video vi sia piaciuto. Purtroppo abbiamo perso. Ci vediamo nel prossimo video. Spero che il prossimo video vi sia piaciuto. Bella. Non ci credo.